Buongiorno a tutti, io sono Simona, benvenuti a ETV Fitness. Con me eseguirete qualche esercizio di Pilates, questa disciplina che ci aiuta a muovere in maniera intelligente e consapevole tutto il nostro corpo, con attenzione particolare alla nostra colonna vertebrale e alla sua flessibilità. Ci servirà solo un tappetino, quindi vi invito a sedervi sul vostro tappetino e a posizionarvi con le gambe piegate, distanti come la larghezza del bacino. Portiamo le braccia all'altezza delle spalle e inspirando cerchiamo di volare con la testa verso l'alto e di allungare più che possiamo la colonna. Adesso, buttando fuori l'aria dalla bocca, cerchiamo di chiudere le costole verso il bacino e di scendere piano piano con la schiena rotonda rotonda fino più o meno a metà della nostra schiena. Bene, rimango qui, butto fuori l'aria per 5 movimenti delle braccia, come se le dita delle mani volessero toccare la parete di fronte, e prendendo l'aria ruotiamo il palmo della mano. Olè, ancora, scendo con le braccia verso il basso e inspiro, prendo l'aria dal naso. Adesso butta fuori l'aria, scava l'addome, cerca di infilare le tue costole verso le tasche anteriori dei pantaloni e risali piano piano. Allunga le braccia verso l'alto, abbassa le scapole verso il tappetino e risucchia più che puoi l'ombelico. Ripartiamo, braccia all'altezza delle spalle, mantieni l'allineamento dei piedi con le ginocchia e con le anche, attiva subito la tua parete addominale, premi l'ombelico alla colonna, spingi il pube verso l'alto e pensa alla tua schiena che scende pezzettino dopo pezzettino. La respirazione ti aiuta perché attiva i muscoli più profondi dell'addome. Bene, fermati a metà strada, l'ideale sarebbe proprio appiattire la zona lombare sul pavimento, butta fuori l'aria dalla bocca allungando bene le braccia e prendi l'aria ruotando il palmo della mano in alto. Ancora una volta, espira. Se per caso senti tensione nel collo, muovi un solo braccio e tieni l'altra mano a supporto della testa. Adesso butta fuori l'aria con energia dalla bocca, infila le costole verso il bacino e risali piano piano. Braccia al cielo, scapole al pavimento e cerca di allungare più che puoi la colonna. Adesso ragazzi scendiamo completamente con la schiena fino ad appoggiare la testa. Allunghiamo le gambe mantenendole in linea con le nostre anche, teniamo le braccia all'altezza delle spalle. Come avete fatto prima, iniziate spingendo l'ombelico verso la colonna. Espirate, chiudete leggermente il mento verso la gola e pensate che il vostro tappetino sia una striscia di sabbia. Ogni vertebra deve lasciare un'orma su questa sabbia. Appoggi la testa per ultima, allunghi le braccia verso l'alto e appiattisci le scapole sul tappetino. Per salire ti chiedo di portare le gambe in alto, di mettere le mani sotto l'incavo delle ginocchia, attiva sempre i tuoi addominali e mentre scendi con i piedi sali con il busto. La respirazione ovviamente ti aiuta. Lo rifacciamo? Vai, gambe tese, in linea con le anche, braccia all'altezza delle spalle. Tutti i tuoi movimenti partono dall'ombelico, quindi spingi l'ombelico alla colonna. Pensa alla tua schiena rotonda come una ruota, butta fuori l'aria dalla bocca e scendi senza avere fretta. La testa sarà l'ultima ad appoggiarsi, le braccia vanno in alto, porta le gambe come un tavolino e le mani sotto le ginocchia. Preparati subito a salire attivando gli addominali senza spingere dal collo, butta fuori l'aria dalla bocca, sali, sei in equilibrio sul sacro, la schiena è rotonda, allunghi le gambe e ti riporti nella posizione iniziale. Bene signori, adesso ci sdraiamo completamente sulla schiena come avete fatto prima e rimaniamo giù in posizione supina. Butto fuori l'aria, controllo che le spalle siano lontane dalle orecchie. Rimanete con la testa in appoggio, il petto bene aperto, meglio se il palmo della mano guarda verso il soffitto. La gamba destra va al cielo. Io piego entrambe le gambe e buttando fuori l'aria distendo entrambe le gambe. La tua colonna rimane stabile sul tappetino dal sacro fino alla testa. Qui abbiamo un allungamento posteriore per quanto riguarda la gamba che va verso l'alto, anteriore per quanto riguarda la gamba che rimane al pavimento. Se vuoi qualcosa di più, prepara le mani dietro la nuca e quando distendi le gambe, sollevati fino a specchiarti nella coscia.
Inspiro, espiro, salgo. Ti ricordo che non devi spingere dal collo, ma devi usare la parete addominale. Ok, facciamo un cambio di gamba, quindi gamba sinistra in alto, gamba destra al pavimento, inspiro, piego entrambe le gambe, non sollevo il piede dal pavimento e non sollevo il sacro e mantengo sempre il bacino ben allineato. Chi vuole, prepari le mani dietro la nuca, cerca di spingere l'ombelico verso la colonna e di salire senza sforzare il collo. Ok, rimanete qua, una mano dietro la nuca, braccio opposto, incrocia la caviglia. L'ideale sarebbe che tu riuscissi a lavorare con tutte e due le scapole sollevate dal pavimento. Il braccio incrocia la gamba opposta e cambio. Butta fuori l'aria dalla bocca e prendi l'aria dal naso, quindi non stiamo mai in apnea. Ti ricordo che bisogna ruotare nel petto, mantenendo sempre la massima distanza tra le spalle e le orecchie. Ovviamente puoi fermarti quando ti senti stanco oppure se senti tensione nel collo. Opzione, posso lavorare solo con le gambe, mantenere testa, collo, spalle in appoggio e quindi avremo un lavoro che non coinvolge il tronco ma solo la parte inferiore del corpo. Adesso appoggiamo i piedi al pavimento e ci portiamo in posizione di bridge, quindi dobbiamo sollevare la colonna pezzettino dopo pezzettino, iniziando dal bacino. Spingo le ginocchia in avanti, pensa che la tua colonna si comporta come un pezzettino di scotch che dobbiamo togliere da un foglio di carta senza rovinarlo, quindi dobbiamo procedere cautamente. Ti devi fermare quando hai portato il peso del tuo corpo sul cingolo scapolare. Adesso porta la gamba destra in alto e disegna dei piccoli cerchietti con la gamba. La tua missione è riuscire a muovere la gamba senza abbassare il bacino e senza dondolare con le anche. Inverti il senso di rotazione, controlla sempre che la testa sia rilassata e che il peso del corpo non sia sul collo, bensì sulle scapole. Bene, facciamo un cambio di gamba. Se hai bisogno, puoi portare le braccia in alto, appiattire le scapole al pavimento e con la schiena rotonda rotonda riportarti completamente in appoggio, così recuperi un attimo prima di fare il cambio di gamba. Ok, vi ricordate il pezzettino di scotch? Ok, spingo il bacino verso l'alto, lentamente cerco di staccare vertebra dopo vertebra, usando sempre la respirazione e i muscoli della parete addominale. Ho il peso sulle scapole, posso intrecciare le dita delle mani sotto la mia schiena e controllare che la schiena non tocchi mai le braccia durante l'esecuzione dell'esercizio. Cambio gamba e vado a disegnare i miei piccoli cerchietti. Intrecciare le mani sotto la schiena è una variante. Se vuoi puoi tenere le braccia come prima, lungo i fianchi e sempre controllando la distanza tra spalle e orecchie. Inverto la rotazione e mi assicuro che l'alluce del piede di terra sia bene in appoggio. Bene, ricordatevi per scendere, braccia in alto, penso alla mia schiena come una ruota, inizio dallo sterno, espiro e l'accompagno piano piano sul mio tappetino, buttando fuori l'aria dalla bocca. Bene, ottimo lavoro. Adesso sollevo testa con lo spalle, ti ricordi? La testa abbandonata sulle mani e mi porto sulla punta inferiore delle scapole. Devi pensare che il tuo viso si specchi nelle cosce o nella parete di fronte a te. Solleva la gamba destra, solleva la gamba sinistra, le ginocchia in linea sulle anche. E adesso allunghi e pieghi una gamba alternando destra e sinistra. Le gambe viaggiano su due binari paralleli, quindi non si toccano mai. Hai sempre la possibilità di appoggiare la testa
quando ne senti la necessità, se senti tensione nel collo, e quindi lavorerai solo la mobilità delle tue anche. Ma gli addominali sono sempre in azione, perché se sono attivi ti consentono di rimanere stabile con tutto il busto, sia che tu abbia la testa sollevata e quindi un pochino più di reclutamento muscolare della parte alta addominale, sia che tu abbia la testa in appoggio. Bene, aggiungo un piccolo allungamento della catena posteriore, ginocchio al petto, stendo la gamba e cambio. E cambio. Quindi c'è un momento in cui tutte e due le gambe sono tese e sempre puoi decidere di appoggiare la testa se senti tensione nel collo e quindi di lavorare solo con le tue gambe. Ne facciamo ancora qualcuno, allungate più che potete la punta del piede verso il soffitto e assicuratevi che le spalle siano sollevate dal pavimento, con il mento leggermente ritratto. Ritratto ma mantenendo un piccolo spazietto tra il mento e lo sterno. Bene, riposiamo un attimo la testa, rimaniamo con le braccia aperte e le gambe a tavolino. Butto fuori l'aria con energia dalla bocca e ritorno. Se avete bisogno di bere un po' d'acqua, fatelo e ci vedremo tra pochissimo per i prossimi esercizi. Eccoci qua, bentornati a ITV Fitness. Abbiamo fatto una prima parte di esercizi in tecnica Pilates in posizione supina e quindi continuiamo con questa breve sessione di allenamento e vi invito a riportarvi sul tappetino, questa volta in posizione di decubito laterale. Quindi dobbiamo pensare di avere la nostra schiena appoggiata ad un muro immaginario dietro di noi. Questo vuol dire che il punto di appoggio della spalla deve essere sulla stessa linea del punto di appoggio dell'anca. Puoi rilassare la testa sul braccio, puoi appoggiare la testa sulla mano. Adesso piega le tue gambe, raccogliendo leggermente le ginocchia verso di te e fai in modo che i talloni combacino e le ginocchia siano sovrapposte. Ti chiedo di controllare che la spalla sia rilassata e di fare in modo che durante il movimento della gamba il tuo busto rimanga il più stabile possibile, quindi avrai sempre un lavoro addominale. Solleviamo la gamba parallela al pavimento. Pensate di appoggiare la vostra gamba su un tavolino e di spolverare il tavolino con la gamba. Quindi portate la gamba verso il petto e portate la gamba dietro all'anca. Non è un esercizio difficile, ma la difficoltà sta proprio nel muovere la gamba, controllando che il resto del corpo rimanga stabile e allineato. Se devi abbinare la corretta respirazione, dovrai prendere l'aria dal naso quando la gamba si avvicina e buttare fuori l'aria dalla bocca quando la gamba si allontana. E quindi stiamo andando ad esercitare una flessione e un'estensione dell'anca, un'articolazione molto importante e che spesso può causare problemi anche in età giovane. Quindi è molto importante tenerla in efficienza. Adesso ti chiedo di sovrapporre le gambe, sempre mantenendole nella stessa posizione una sull'altra, e di cercare di appoggiare il tallone della gamba superiore a contatto col tallone della gamba inferiore. Quindi stiamo esercitando una piccola rotazione esterna dell'anca. È importante che i talloni combacino, questo vuol dire che stai mantenendo un giusto allineamento delle tue anche. Espiro quando ruoto, prendo l'aria quando torno. Ti capiterà ogni tanto di perdere un po' la posizione corretta della spalla, quindi di ritrovarti la spalla vicino all'orecchio, quindi controlla che il tuo collo sia libero e rilassato. Questa mano ti può aiutare a mantenere la stabilità, ma se sei già pratico di questi esercizi puoi lavorare con il braccio teso verso l'alto. Bene, adesso portiamoci
in appoggio sul gomito. Il gomito deve essere allineato sotto la spalla, puoi mantenere le gambe sovrapposte e piegate, ma sposta le ginocchia un po' più indietro in modo tale che tu abbia una linea unica tra il gomito e le ginocchia. Posiziona la tua mano dietro la nuca, devi attivare questo muscolo che sta sotto l'ascella, quindi il tuo dorsale, per evitare di sollecitare troppo la spalla e ovviamente gli addominali. Espirando tu risucchi più che puoi l'ombelico, stringi sotto l'ascella e ti sollevi fino a portarti in appoggio sulle ginocchia. E inspirando ritorni senza crollare, ma devi sempre avere il massimo controllo. Il Pilates ti insegna proprio a controllare i tuoi movimenti affinché tu possa prevenire eventuali infortuni. Quindi butto fuori nel momento più intenso, quando sollevo il peso del mio corpo, e prendo l'aria quando ritorno. Se per caso senti troppa sollecitazione sulla spalla, vuol dire che ancora non sei abbastanza forte nella parte alta e quindi potresti modificare l'esercizio, quindi renderlo un po' più light e fermarti dove lavorando solo sul tronco, quindi senza sollevarti fino alle ginocchia. Pensa alla spalla che va verso l'interno, stringi questo muscolo sotto l'ascella e pensa di voler disegnare una C con il tuo fianco. La mano dietro la nuca ti aiuta a rilassare meglio tutta la zona cervicale. Ok, ripetiamo la sequenza sull'altro fianco, quindi due fianchi due volte. Quindi siamo partiti in decubito laterale con la testa sul braccio, la testa in appoggio sulla mano, le gambe piegate sovrapposte, sollevando la gamba superiore, teniamo questa mano in appoggio per avere più controllo del tronco e spostiamo la gamba, ginocchio verso il petto e indietro. E proprio devi pensare che la gamba sia su un piano e che lavora sempre mantenendo la stessa altezza rispetto al pavimento. Il busto deve rimanere immobile, come se fosse ingessato. Adesso facciamo un movimento di rotazione per la nostra anca, portiamo il ginocchio verso l'alto e cerchiamo di avvicinare i talloni in modo tale che combacino. E il movimento deve essere limitato soltanto alla tua gamba, quindi non devi ruotare il bacino verso l'alto. Espiro quando ruoto, inspiro quando torno. Abbiamo detto prima, la respirazione è importante non solo perché ossigena i muscoli e i tessuti, ma perché consente di attivare i muscoli più profondi e quelli, quindi quelli più vicini al nostro scheletro. Opzione braccio in alto, se hai già una capacità di controllo nel tuo busto. Bene, adesso andiamo ad appoggiarci sul gomito, allineiamo le ginocchia al gomito di terra, controlla che la spalla sia bene in linea sul gomito e sollevati, mano dietro la nuca, fino ad andare in appoggio sul gomito e sulle ginocchia. Inspirando, ritorni col massimo controllo. Butto fuori l'aria e prendo l'aria. Ovviamente se hai un po' di tensione nel collo, il mio consiglio è quello di abbandonare la testa e per tutto l'esercizio rivolgere lo sguardo al braccio di terra. L'altra opzione più light per chi ha problemi di appoggio sulla spalla è quella di limitare il movimento soltanto al busto, quindi senza sollevarci sulle ginocchia, ma semplicemente arrotondando il fianco. E già è una buona mobilità laterale della colonna. Bene, è il momento di andare a sdraiarci sulla pancia, quindi in posizione prona, e mantenendo la distanza delle gambe come la larghezza del nostro bacino, allunghiamo la testa come se la punta della testa volasse in avanti e il viso si specchiasse sul tappetino. Portiamo il dorso della mano a contatto col pavimento e cerchiamo di allungare già nella fase di preparazione le braccia indietro per sentire le scapole che vanno verso i glutei. L'ombelico si assorbe, quindi devi avere un po' la sensazione che sotto la tua pancia ci sia del fuoco
e preparati prendendo l'aria dal naso. Buttando fuori l'aria dalla bocca, io sollevo lo sterno e ruoto i palmi della mano verso l'esterno con i pollici che guardano in alto. Prendo l'aria dal naso e ritorno nella posizione di partenza. Se riuscite, non appoggiatela la testa, specchiatevi nel tappetino senza il contatto del viso, del naso con il pavimento. Vai, espira, allunga le braccia, ruota i pollici e cerca di sentire l'omero, la spalla che ruota e la scapola che va verso il gluteo. Ombelico ben assorbito. E torno piano piano. Anche qua ti chiedo di procedere lentamente, cercando di sentire l'ombelico che si allaccia alla colonna, le scapole che scivolano verso il basso della schiena. Quindi questi esercizi migliorano la postura delle spalle, quindi correggono l'atteggiamento cifotico che abbiamo soprattutto nelle posizioni molto sedentarie. E prendo l'aria, ritorno. Decidi tu il numero di ripetizioni che vuoi eseguire in base anche al tuo grado di allenamento. Adesso posiziona un braccio verso l'esterno, ti consiglio polpastrelle delle mani in appoggio. Con l'altra mano vai ad agganciare il piede. Devi avere le ossa del bacino che spingono verso il pavimento e poi controlla di avere il collo libero dalle spalle. Spingi il ginocchio della gamba che hai preso in mano verso l'alto e con la mano di terra cerca di salire un pochino con il petto, come se avessi un faro sul petto che vuole illuminare la parete di fronte a te. Ovviamente sei tu che decidi quanto grande fare il movimento. Rilasso e cambio. Il braccio non è proprio davanti a te, è leggermente in diagonale. Quindi stessa mano, stesso piede, le ossa del bacino spingono in basso, con i polpastrelli delle mani premo contro il pavimento e mi sollevo col ginocchio e con il petto. Guarda davanti a te, è il modo migliore per mantenere l'allineamento delle spalle. E ritorna. Alternate destra e sinistra. Espiro, mi sollevo, inspiro, torno. Quando spingi sul polpastrello della mano, cerca di fare più leva sul mignolo della mano. Questo ti consente di organizzare meglio la spalla verso il basso. Bene, faccio l'ultimo. Sollevo il petto e sollevo il ginocchio, ma devo mantenere il bacino spinto verso il tappetino. Usa l'appoggio delle mani, spingi indietro il bacino e vai a sederti sui talloni. Terminiamo questa prima sessione seduti con una gamba tesa e una gamba piegata. Assicurati che il peso del tuo corpo sia ben distribuito su entrambi i glutei. La prima cosa che cerchi è il massimo allungamento della colonna, usando ovviamente la parete addominale. Posiziona la mano destra sotto la linea della spalla e fletti il busto, cercando di non staccare i glutei dal pavimento. Controlla che entrambe le spalle siano lontane dalle orecchie. Butta fuori l'aria dalla bocca e inspira, ritorna. Cambia la posizione delle gambe. Quindi piede sinistro avanti, mano sinistra sotto la linea della spalla. Inspirando cerchi il massimo allungamento della colonna ed espirando fletti. Il gomito si piega così tu puoi abbassare più facilmente la spalla. E prendi l'aria. Devi pensare che sul fianco vuoi disegnare una C. Quindi l'obiettivo non è andare lontani, ma è cercare di arrotondare il fianco. Prendo l'aria, passo dal centro, cerco di allungare la colonna. Più allunghiamo la colonna, più creiamo spazio tra le vertebre. Butto fuori l'aria, fletto, quindi il busto va in una direzione e il fianco opposto spinge nella direzione contraria. Bene, allora questa prima sessione di Pilates è terminata, spero che abbiate eseguito gli esercizi con me, io vi saluto e vi rinnovo al prossimo appuntamento con ETV Fitness.